non è proprio così, delle volte la storia di chi la scrive. In realtà, adesso, per non litigare con gli amici foggiani, magari altri, è la città più importante a nord, Canusi, ma su, così non litighiamo. Una pazza, abbiamo trovato una Una pazza storica. pazza. In realtà, le tombe di Canusa che vedremo raccontano un antico splendore favorito certamente da cosa dall'Ofanto, il nostro fiume. L'acqua è vita, certamente, però l'Ofanto era navigabile in passato, quindi Canusa aveva l'emporio fluviale e soprattutto quello marittimo, perché Barletta nasce come porto di Canusa sul mare. Quindi le navi arrivano a Barletta, si scarica la merce e si risale l'Ofanto con corrente, ovviamente con delle imbarcazioni a fondo bianco. Grazie ai principi d'Aulnico, Canusa quindi diventa un attivissimo centro commerciale, qua si commercializzavano prodotti della terra, lana e ceramica, tantissima ceramica esposta non solo a Canusa ma nei maggiori musei del mondo, e per non dire che in molte case di privati cittadini, però questo è un altro discorso. In realtà Canusa, sotto la guida dei principi, si allia a Roma, ne rimarrà fedele anche dopo la disfatta di Canne avvenuta il 2 agosto del 1216, tanto l'ospitale ciò che resta, al caso di dire, dell'esercito romano sconfitto a Canne. Roma con il nemico alle porte, Canusa ospita appunto l'esercito sconfitto, e Roma terrà conto di questa lealtà da parte dei canusini. Inizieranno una serie di interventi urbanistici, tempi, terme, addirittura con il riassetto del territorio. Canusium, da semplice alleata, diventa caput regione, praticamente l'antico capoluogo di Puglia, lo sanno in pochi questo in realtà. Canusa, sotto la guida appunto dei suoi principi, quindi una città importantissima, torno a dire, ma soprattutto con il riassetto del territorio non solo diventa l'antico capoluogo di Puglia, ma con l'avvento del cristianesimo sarà una delle prime città del sud Italia ad essere raggiunta dalla predicazione del Vangelo. Abbiamo una diocesi attestata già dal 343, data del concilio di Sardica, Sofia, Bulgaria. Fu presente a questo concilio importante il vescovo Stercorius, che firma gli atti del concilio come vescovo di Canusa. Era l'unico vescovo dell'Italia centro-meridionale. Non più tardi del 2006, l'Università di Foggia intercetta a Canusa la più antica cattedrale di Puglia, una chiesa enorme che la si può giustificare solo con una comunità cristiana numerosa, altrimenti non ha senso una chiesa così grande. Questa diocesi vedrà il massimo splendore con l'episcopato del Santo Vescovo Sabino. Vi sarà un po' difficile non accorgervi dell'operato di Sabino a Canosa. Sabino è il personaggio pugliese più importante della cristianità antica. Io simpaticamente lo definisco un santo non inventato e non importato. Io sono cattolico anche praticante, ma su molti santi non ci metterei la mano sul fuoco. Su Sabino sono pronto ad ascoltarmi, perché è ben presente nelle fonti scritte locali, ma soprattutto la fonte più autorevole è quella dei dialoghi di Papa Gregorio Magno, che è il primo agiografo dei santi, definisce Sabino di Canosa come un instancabile costruttore e restauratore di chiese. Poi capiremo il perché. Canosa sarà anche sede del Gastaldato Longobardo. I Longobardi, a differenza di altri barbari, non distruggono le città, ne acquistano il potere delle città più importanti. Loro hanno una loro capitale a nord Italia, che è Pavia. Poi c'è il Ducato di Spoleto e di Benevento. Canosa è la sede di Gastaldato, di capoluogo, quindi sembra importante come zona. Non so se è un caso, ho fatto un po' voi, ma il vescovo di Canosa, Pietro, è il cognato del Duca di Benevento, insomma, un po' di famiglia. E nel nono Normale. secolo abbiamo un'invasione saracena che ridimensiona un attimino la città. Lo stesso vescovo Pietro fugge a Salerno, diventando poi vescovo di Salerno. Quindi San Pietro che avete a Salerno è lui praticamente. E tornando un po' a noi, Canosa poi riacquista un certo rilievo solo con Bevondo d'Altavilla, eroe della prima crociata, che per quella vinta, perché le altre sono alquanto incerte, per non dire perse. Dopo il periodo normanno svevo, Canosa va incontro a un inesorabile declino ad opera di numerosi feudatari. Comunque, visitando Canosa si ripercorrono tranquillamente tutte le fasi dell'uomo, dal Neolitico ai giorni nostri. Spero di non aver annoiato, per aver assunto 8.000 anni di storia in poco tempo. Però E in che anno visse il vescovo Sabino? Sabino è vescovo nel VI secolo, tra 514 Dopo e Cristo? 514-566, 52 anni di episcopato, un personaggio particolare Sabino, perché direi muore a 105 anni, un personaggio particolare, sì, fu accusato anche di stregoneria, anzi l'accusa precisa fu insolita vecchiaia, ci voglio No. attaccato alla vita. Però Sabino si dovrà gestire la diocesi in una fase molto difficile, perché lui intanto è vescovo di Canosa dal 514-566. Scusatemi.
cristianizzava i territori, sì, i pagani sono messi. Deve accattivarsi il Papa, Giustiniano, mettere la pace tra i due, scoppia la guerra greco-gotica. Poi c'è una data cruciale, 535-36, Papa Agapito manderà Sabino a dare il via al concilio di Costantinopoli. Se ci va il Papa, Giustiniano lo fa fuori, perché Giustiniano ritiene di dover essere pontefice massimo, cioè lui dice cadendo Roma non c'è più bisogno del Papa. Invece Sabino difende il Papa in che modo? Dicendo cosa sostanzialmente? Che il Papa non è il vicario dell'imperatore, è il vicario di Pietro, che a sua volta è il vicario di Cristo, quindi i temi religiosi spettano di diritto al pontefice. Noi la stiamo riassumendo la cosa, ma si moriva per questo. E poi il vero problema, siamo negli anni delle prime eresie, si discuteva sulla natura del Cristo. Giustiniano aveva un piccolo problema anche interno, che era sua moglie, che spinge magari, diciamo un po' eretica, cioè si poneva il Cristo come Dio soltanto, invece Roma, quindi loro hanno la tesi monofisita, invece noi eravamo e siamo ancora convinti che Cristo è uomo e vero Dio. Certo. Quindi praticamente Sabino precede il Papa, risolve i problemi perché Giustiniano pone a capo della chiesa di Costantinopoli un eretico, un monofisita. Sabino convince Giustiniano a deporre Antimo e consacrare Menas che è un ortodosso. Il Papa raggiunge la delegazione, dopo la firma del Papa c'era quella di Sabino. Il Papa, stando agli atti, morirà per caso naturale, poi si è avuto qualcosa di indigesto, non lo so. Comunque Sabino porta a termine il concilio, Giustiniano farà dono al nostro San Sabino del suo capomastro, soldi, dottori, reliquie. Tutto questo Sabino lo mette a disposizione del territorio, realizzando una serie di basiliche in modo da abbracciare Canosa e tenere la santa dalla fede in Cristo. Alcuni studiosi atei dicono magari per controllarla meglio, un po' di darsi. Questa è l'idea. Qui Canosa è stata importantissima come figura. Sì, guarda, io non sono d'accordo nel dire che Papa Ratzinger non è stato un buon pontefice, però come teologo penso che siamo tutti d'accordo nel dire che è di una presa di espressione, diciamo così. Una delegazione di canosini mi racconta da Ratzinger in questo modo. Canosa, città di San Sabino, grazie a lui la madre chiesa è ricostruita già nel VI secolo. Grazie. Io anche i miei concittadini lo dico, San Sabino prima di festeggiare conosciamo, perché è veramente qui, tra l'altro cittadino, vescovo e patrono di Canosa. Io la battutina che faccio del santo non inventato, non importato, perché effettivamente su Sabino sappiamo tanto, sì. Lui ha partecipato a sinodi, concili, poi in tutte le sue opere lascia dei mattoni con il suo monogramma, cioè è tangibile, che poi che è cristiano la fede deve essere al di là di tutto, però comunque diciamo che è un grande aiuto storicamente, ci sono le fonti. Tornando qua a noi, dove ci troviamo qua? Siamo sul Colle Montescuro, voi sapete, ho osservato su internet, Canosa la chiamano la piccola Roma anche per via dei sette colli, tra l'altro, uno scherzo della natura, ci sono, c'è di tenere. Questa collina è una delle sette effettivamente, è la collina affacciata sul foro, quindi già avere una domus a Canosa non era da tutto. Ma affacciata sul foro vuol dire che chi abitava sul Colle Montescuro dominava il foro della città più vecchia e potente di Puglia, dominava la Caput Regione. Qua battendo un vecchio cinema esce fuori una domus romana di età augustea, siamo da prima avanti e prima dopo, realizzata su un'abitazione da una, a sua volta realizzata su tombe arcaiche. Questa è una tomba del VI secolo a.C., è l'antenata dell'ipogee che vedremo più tardi, e il tutto realizzato su buche di palo preistoriche. Poi noi giustamente continuiamo la tradizione sul Neolitico ai giorni nostri, 8.000 anni. Però qua siamo stati bravi e anche fortunati, per carità. Cosa succede qui? Il costruttore fu vittima, diciamo, di un'angheria da parte dello Stato. Lo Stato dirà al costruttore: se non ti paghi tu lo scavo, io non ti faccio costruire. Costruttore dice: io ti chiedo fallimento. Per chi la casa l'aveva già comprata sulla carta, gli operai, i fornitori, immaginate un po' di problemi. Poi noi sappiamo che lo Stato non ha i soldi per lo scavo, figuriamoci per le tettoie. Allora si cerca un accordo. Che accordo abbiamo trovato? Lo scavo lo ha pagato il costruttore, l'archeologo posto dallo Stato ma pagato dal costruttore. Però il comune che ha fatto ha detto: il disotto diventa mio,
facciamo una perequazione, quello che ti tocco sotto ti do sopra, ci è stato dato un piano in più sopra. Ma alla fine è importante che il monumento sia fruibile al pubblico, perché grazie alla fondazione archeologica abbiamo reso fruibile al pubblico anche questo altro monumento, la corrente elettrica è inutile che sto qua a dire che la paghiamo noi, quindi però quello che conta è che il monumento è fruibile al pubblico. Prima di spostarci però, sotto di noi abbiamo un unicum nel panorama archeologico meridionale. Che cos'è? È una via a cava. Praticamente non è una solita strada, è una strada realizzata cavando il masso, quasi andava a piedi, ce lo dicono le dimensioni ridotte, ma anche i gradini giù. Portava, diciamo, collegando appunto il foro all'abitato di Colle Montescrupolo, favorendo il superamento del dislivello. Questa a 2300 anni. È giovane. Diciamo che la mia pubblica antica lo pensate che durerà lungo, diciamo così. Brava Sciolo! Nel passare di qua notiamo l'ottimo stato di conservazione dei basoli e l'opus che si chiama Incertum, cioè ogni basolo è diverso l'una dall'altra. Pensate un po'. La domus repubblica la vedono dalla parte opposta, questa è una zona di servizio. Allora c'è la latrina giù, la culina, la nostra cucina, arte culinare, la culina. E qui un piccolo balneum, c'è cioè una sorta di impianto termale di uso privato. Non è per tutti. È privato? Sì, fateci caso, questi ambienti per loro sono vicini. Il nostro bagno e la nostra cucina spesso sono contrapposti perché utilizzano lo stesso condotto di deflusso. Non ce lo siamo inventati, non ce l'hanno anticipato di 2000 anni. Pensate un po'. I romani sono ingegneri idraulici. Sono... Questa qua sì, l'avevo vista pure alla fine dell'impero romano. Di pietra? Di pietra. No, no, non terra cotta, ma usa anche delle colline. Scusami, quando sono state trovate? Questa è stata trovata nel 2005. 2005-2011 è aperta al pubblico. No, è stata trovata dicembre 2004, diciamo quello poi 2005. E 2011 aperta al pubblico, sicuro perché era l'anno dell'Unità d'Italia, quindi del festeggiamento, e a Canosa si festeggiava anche i 900 anni dalla morte di Buonanno, quindi fu un anno diciamo, di eventi. Qui siamo nel 600 dopo Cristo. No, avanti. No, questo è Domus. Prima avanti, prima dopo. Qua siamo veramente nella fase imperiale piena, età augustea. Il primo imperatore. Primo imperatore. Là abbiamo qualcosa che a me fa impazzire, un buco di palo preistorico, abbiamo trovato le tipiche selce neolitiche, cioè tra il buco e il pilastro ci separano 8000 anni, cioè, qualcosa di eccezionale. Ma noi non abbiamo mai visto i tubi dell'acqua? Io ne avevo visti sul limite verso l'Europa orientale. Beh certo, a sud Italia il tubo dell'acqua effettivamente sì, è magmo. Anche se noi a Canosa nel secondo secolo poi abbiamo un acquedotto di Rodeattico che porta c'è ancora acqua. Pensate, porta ancora acqua semplicemente con la pendenza. Sì, o ogni chilometro un centimetro. Sì, pendenza di un centimetro. Mamma mia, no. Se vissimo un decimo della loro capacità ingegno ingegneristico. Ah sì, più a bordo. Sì, bravissimo. Si mantiene intatto questo mosaico. Allora, la domus è una domus italica o adatto, tipo Pompei del Forano, quella è l'impostazione. Quindi ha gli ambienti tutto intorno all'atrium, quindi con l'impluvium centrale scoperto. Che si viene accolto dal padre famiglia e si va nel triclinio. In realtà questi noi li abbiamo trovati uno di sotto della quota pavimentale, uno porta l'acqua al pozzo, guarda che è troppo tubi, pieno, geniale, c'è l'acqua non tra bocca, ma fuori via. Cioè, donna di Romagno, insomma, dei geni.
hanno fatto scuola sicuramente. Mentre il triclinio, vedete, non ha un mosaico centrale, ma è decentrato perché tre lati su quattro ci sono i triclini. Questo spazio fungeva per intrattenere gli ospiti, buffoni, giocoli, poeti, non solo nelle famiglie più colte. Sì. La luce non si prende da finestre esterne, ma vedete, da finestre interne. Se voi andate a compiere il colano, cosa vedete? L'ingresso sulla strada, ma il resto della donna si sviluppa all'interno. Per privacy e non solo, perché già all'epoca le nostre città non erano molto sicure. E poi le cene, non fatevi ingannare dalla televisione, non avvengono di sera, ma intorno alle ore 15 del pomeriggio, si protraggono per ore e ore, anche perché torna a dire, andasse in giro notte tarda, sì, non è infatti, immagino. Poi abbiamo questo ambiente che noi chiamiamo un piccolo di servizio al pubblico, che capiamo che tipo di servizio. Abbiamo quella rientranza che a quanto equivoca, se poi ci aggiungiamo che qua abbiamo trovato, diciamo, lucerne con scene erotiche su, tutto dire a cosa potesse servire. Se è tipico di quelli sì, di anni. Ma appunto si diceva il primo imperatore Augusto, no? Però Augusto è anche il primo che ci mette una legge contro l'adulterio. Può sembrare una legge a tutela della famiglia, se no ci pensa il cristianesimo più tardi, è una legge a tutela del patrimonio economico, non genetico. Perché madre sembra certo, il padre no. Quindi chi eredita magari non è il legittimo erede. Lui pone una legge contro l'adulterio a tutela del patrimonio. È moderna come legge, no? Assolutamente. Augusto ci mette anche una legge sull'altezza massima delle case. Non la rispettiamo oggi, pensate, quindi a Giuliani già aveva questa legge. E perché? Perché praticamente lui vuole dare ordine, infatti anche la Pax Augustea vuole dare regole per la città, la costruzione. Sì. E poi, giusto a dirlo, Augusto è uno dei pochi imperatori morto per causa naturale. La stragrande maggioranza degli imperatori morte per morte violenta, ma eccezione qualcuno morto annegato, però la storia non ci dice se è caduto in acqua o qualcuno l'ha lanciato. Non te lo dico. Io concludo con una cosa importante, secondo me. Mi feci lasciare parte del pavimento del cinema Mancini che insisteva qua. Perché per me quella è una pagina di storia, quello corrisponde al dopoguerra, agli anni 50, okay. 50. Invece questo è il contemporaneo, quindi hai tutte le fasi del mondo. E comunque sia, qua è stato armonizzato, come possiamo dire, la tutela del territorio con lo sviluppo della città moderna. Perché qua il costruttore comunque ha dichiarato fallimento, perché piove sempre sul bagnato, ha beccato un altro bidone a Bari, all'università, credo, su Baffalto. E quindi bidone qua, bidone là, e insomma... Poverino! Quindi alla fine riuscire a realizzare il tutto, aprire al pubblico il monumento, in piena curatura fallimentare, beh, credo sia stata una gran cosa, sinceramente. E se c'è, bene, per i vasi rosa che abbiamo al museo, che vi consiglio di visitare, e lui, il dottore, andiamo a vedere una tomba, sono tanto che faccio, riesco a portarlo qua, e dice il giro del mondo, ma una cosa del genere non l'ho mai vista. Poi mi ha detto altre cose che poi mi... Allora, tornando un po' a noi... ha detto, mi hanno fatto fare le riprese alle orecchiette, non a queste cose. Quello è poi diventato un fatto politico, io non entro in merito, perché comunque quella cosa non fu proprio bene, che Canosa non ha avuto il giusto, insomma, spazio, era giusto, come dire, vabbè, comunque, la cosa passa. Tornando un po' a noi, la tomba viene scoperta da Sabino Scocchiere nel 1895. Sabino Scocchiere ha proprietario di tutta questa zona, il terreno dove oggi c'è l'ospedale che gentilmente ci hanno chiuso. Era una villa. Era praticamente donato da Scocchiere per farci l'ospedale, quindi immaginate, è una cosa molto particolare. Dovete vedere la cosa però con l'occhio dell'epoca. La prima legge sui beni culturali è del 39. Prima del 39 chi trovi per te il legittimo proprietario. Lo Stato in realtà ha anche diritto di operazione in caso di compravendita, diritto che quasi mai si esercita, perché se tu non dichiari lo Stato non conosce, piccolo dettaglio. Quindi praticamente il corrido finisce da Atene, Berlino, Monaco, New York, Copenaghen. Da questa tomba proviene persino l'elmo gallico, che ci fa Canusa l'elmo gallico,
è poco noto, quando Annibale oltrepassa le Alpi, assò dei Galli come mercenari di guerra, che poi manda allo sfacelo perché manda in prima linea. Quando i Canosini vanno in soccorso dei Romani sconfitti a Canne, catturano degli individui che vengono portati a Canosa a un certo per dare accoglienza. Quindi il Canosino porteva in tomba come trofeo di guerra l'elmo del cavaliere ucciso. Questo è in bronzo e corallo, pensate un po'. Buca wow. Di palo, qua sotto quella... è una tomba del VI-V a.C. tagliata dall'ipogeo del IV. Stiamo per visitare una tomba di un principe della Dauria. Quando dicevo che Canosa è una ricca e potente città della Dauria, beh, lo dimostriamo dalle sue tombe, assolutamente. Possiamo scendere giù. Le tombe di Canosa non hanno nulla da invidiare a quelle etrusche, solo che quelle sono ampiamente pubblicizzate, queste un po' meno, solo questo ci differenzia. Ma queste le vogliamo fare. Sbaglio le scarpe? Prendele in braccio. Quasi con i passi. La tomba è interamente scavata nel banco di calcarenite. Presenta un ampio domus in discesa sul quale si dipartono gli ambienti. Capo famiglia con sua moglie e via via discendenti, spesso non sposate perché loro sposandosi da consanguigni c'è una forte mortalità, quindi un alto tasso di mortalità, soprattutto con l'infantile. Beh, poi è stata sino anni più o meno recenti questo. Il maiscos io vi ho portato qua per questo, cioè effettivamente non si vede tutti i giorni. Il maiscos non è altro che l'imes tra il mondo dei viventi e il mondo dell'immorto. Abbiamo fatto il saggio di pulitura perché cosa ci dice? Dice che qua il naiscos è a rilievo, quindi agettante si dice, qua è negativo e qua deve esserci il tempietto affrescato. Ahimè, sulla deduzione di Inferos, cioè il corteo è stato decapitato perché l'ipogeo fu intercettato nel 1895, svuotato e abbandonato, dimenticato, il caso di dire, ritrovato nel 79 quando fu realizzato il palazzo moderno. C'è da dire grazie al costruttore perché in quegli anni barocchi la tendenza è quella di distruggere tutto. Questo no, costruisce salvando l'ipogeo. Per l'epoca non è una cosa comune. I lastoni sono originali, sono i lastoni di chiusura delle celle sepolcrali, noterete nelle fessure dell'argilla cruda che è un materiale impermeabile e serve per sigillare l'ambiente. Possiamo poi entrare all'interno. Dicele che a sua volta ricordava il grembo materno, poi qua dentro viene messo in posa una sorta di banchetto in onore del defunto. L'ultimo che beve capovolge l'ascos, un vaso tipico della Daunia, in segno di chiusura della cella sepolcrale. Il defunto viene adagiato sul lunetto funebre in una posizione supino flessa, quindi spalle a terra, gambe su di un lato, immaginando di dormire per risvegliarsi nell'aldilà. A risveglio si trova un ambiente familiare, come osservate delle strisce rosse in alto, in altri casi sono scolpite, il tutto simula un ambiente familiare in modo da rendere meno traumatico il fantomatico risveglio. Sì. Eccezionale come idea. Ma grazie a questo gli studiosi definiscono le tombe di Canosa come le dimore ultraterrene dei principes della Dauria. Mm. Parliamo di gente ricchissima, gente che si è arricchita non con le guerre ma con il commercio. Quindi si è arricchita culturalmente, ovviamente. Questo è il carotaggio del 79 quando fu ritrovato l'ipogeo, quindi la trivella gira a vuoto e intercettano l'ipogeo. Se ci fate caso sono due buchi, uno, due, per permettere il passaggio di un operaio giù. Va bene, certo. Così. La tomba viene risparmiata e abbandonata, recuperata dalla fondazione archeologica e adesso speriamo per sempre. Qua, in che anno è stata costruita? 79. Avanti Cristo. Dopo il 79 appunto quando è stato costruito il palazzo, quindi diciamo che erano anni terribili, cioè l'edilizia selvaggia, non c'era neanche il piano regolatore. C'era un vecchio piano di fabbricazione edilizia che in base all'amministrazione vigente. No, la datazione della tomba. 4 secolo avanti Cristo. Avanti Cristo. Sì, Dauni, principe della Dauni. Sì, una tomba di un principe della Dauni. Diciamo anche il VI secolo con la tomba Grotticella, guardate, da altre parti sono le tombe a fossa. Canosa aveva la sua bella Grotticella, che non è solo sinonimo di ricchezza, ma anche di cultura. Assolutamente. Praticamente quella è l'antenata di questo, praticamente.
tipo quella che abbiamo visto, tipo a Pestum là venivano realizzate nella terra, però venivano dei grossi blocchi di tufo, quindi fette di tufo fatte da cappuccino, sì. Così, con praticamente di intonaci dipinti all'interno, una casetta, sì, tipo la bomba del tuffatore dipinto dentro. Sto facendo dei esempi, sono coere praticamente. Sto vedendo come aveva Bidauni, la cultura è quella greca sostanzialmente, perché Canosa si fa conquistare non da un punto di vista militare dalla Grecia, ma culturale, perché la cultura greca è quella più evoluta, però è rivisitata in chiave locale, assolutamente. Ok, adesso ci facciamo un bel salto in avanti al VI secolo dopo Cristo, andiamo al battistero. Il percorso che stiamo facendo si chiama Spasso nel tempo, non perché copia il nome del film, ma perché, come state vedendo, non rispettiamo la scala del tempo, andiamo avanti e dietro per la storia, diciamo così. Bellissimo. Sì. Noi qua siamo al centro del potere civile e religioso della Puglia. Superato il ponte romano sull'Ofanto e l'arco di Traiano, la via Traiana, costeggiando questa zona, fu vicino dove ci sono quelle collinette dove abbiamo delle catacombe enormi e inedite. Pensate che dopo Roma c'è Napoli, Canosa e la Sicilia. Stop. Quindi pensate, sono pochissime le catacombe. Abbiamo risolto un contenzioso che durava dagli anni 50, perché secondo i patti lateranensi, giustamente, quando delle catacombe sono cristiane, e quelle di Canosa lo sono di pertinenza del Vaticano. Però giustamente dice il comune di Canosa, l'accordo è tra te stato del Vaticano e te stato italiano, ma la proprietà è mia, tu stato italiano, è spoglio. Lo stato italiano risponde con la famosa parola: non ci sono le risorse. Ci siamo lasciati dicendoci: beh, quando ci saranno le risorse ne riparleremo. Sono passati oltre 50 anni, all'intendenza vaticana c'è un certo Monsignor Iacobune, sai che è di Canosa, no? E quindi abbiamo risolto il problema, perché chiaramente ci vuole la persona giusta al posto giusto. Scherzo a parte, veramente Don Lillo sta facendo tanto, perché comunque gestire queste situazioni non è affatto semplice. Io uso parole non mie, ma di Papa Gregorio Magno. Papa Gregorio dice: Sabino, instancabile costruttore di chiese, costruisce uno strano, grande, strano battistero in prossimità della cattedrale di Santa Maria. Già cattedrale al momento del suo episcopato. San Giovanni, se siete saputo che è questo, ma sta Santa Maria proprio persa. Intercettiamo una scala che scende, intercettiamo Santa Maria a 5 metri di profondità. Wow. Quindi vedete quella buca che si vede al di là dell'inferiata? Sì, sì. È tutta da scavare la chiesa ancora, questa è stata già indagata, è stata individuata più che indagata. L'importante è che è in proprietà pubblica, è la cosa più importante. Mamma mia! Siamo sulla prenderia. Allora, io vi ho parlato di Sabino, non dico San Sabino, ma Sabino, perché ve lo presento da un punto di vista non ecclesiale, ma del personaggio storico che avrebbe esistito. Sabino costruisce questo enorme strano battistero, dice il Papa. Io umilmente aggiungevi alle parole del Papa: molto strano, perché di solito i battisteri sono piccoli, sono rotondi o al massimo ottagonali. Questo è enorme. Hai un'arteria che questo spazio di distante che per questo è luogo riservato. Sono coloro che sono sì convertiti, ma non battezzati, perché il battesimo viene da prima tre anni, sempre ci arrivava, ovviamente. Chi non era battezzato non poteva assistere alla funzione religiosa e stava all'esterno. Però il battistero non è Roma, è Costantinopoli, c'è cioè una croce greca, in un doppio dodecagono. 12 si sono proposti, ma 12 sono anche le tribù di Israele. Però perché le cattive lingue esistevano già all'epoca, quindi bastava poco per essere dichiarato eretico, stregone, traditore. Sabino se ne guarda bene, il cuore, c'è la vasca, è a Roma, dove? La San Giovanni in Laterano, piccolo dettaglio, oggi la sede del Papa è il Vaticano, ma all'epoca di Sabino è il Laterano. È poco noto, la cattedrale di Roma non è San Pietro, è San Giovanni in Laterano. Quindi Sabino mostra a tutti la fedeltà a Roma, ma allo stesso tempo dice: venire nella mia città e di oggi su dei luoghi come Roma e come Costantinopoli. Pensate che chi passava da dove abbiamo lasciato le macchine, quindi dalla via Traiana, notava il complesso che sottolineava l'importanza della città e di oggi e del suo vescovo. Il battistero è edificato su un battistero persistente, realizzato su un edificio romano, realizzato su delle tombe del III secolo a.C., realizzate sul buco di Paolo.
non finisce qua, perché in età moderna, nel 1800, qualcuno aveva l'idea, la felice idea di trasformare questo antico luogo di culto in un frantoio. Oh, ma... e non certo per farci l'olio dei catecumeni, appunto, ma va a farsi l'extravergine. Ma grazie all'utilizzo ottocentesco si è salvato l'antico edificio. Questo è fatto nell'Ottocento, ma l'elevato laterale ha 1500 anni, vedete le gare degli archi, qualcosa di eccezionale. Invece la cattedrale di Canosa, l'elevato laterale superiore, sono state ristrutturate, sono quelle di sopra, sono mentre l'originale era così, il tamburo slanciato poggiante su 10 colonne, non 12 solamente, con una cupoletta verosimilmente come quella di San Sabino, però questa era ricoperta da mosaico parietale, fogliatore e la presenza di blu. Quindi tutto lascia sul tipo della Placidia, Ravenna, tutto lascia supporre a un cielo stellato. Come faccio a dirvi questo? Che nei lavori di ripulito della vasca, secchi e secchi di pasta di vite e la pisazione blu, e che tutto lascia supporre proprio dal collo della volta, poi abbiamo dato Ufredi e Laterizi con il confondibile monogramma di San Sabino. Scomponendo si legge Savinus, come? Quindi non le iniziali, il nome.